città d'Italia dove non esistono teatri. Le rappresentazioni ci sono, ma avvengono altrove. I carrozzoni che girano, i sagrati, le corti servono da sfondo. Le Marche invece sono la regione dei 100 teatri, distribuiti nei secoli e sul territorio. Tendenze, ragioni, lezioni d'architettura o di scenografia oppure di spettacolo hanno trovato uno spazio complice ed utile, segno di una rara civiltà teatrale che, rinnovandosi, giunge fino ad oggi. Perché questi stabili avvertono i mutamenti delle stagioni, sono anch'essi la storia. I teatri esprimono e traducono cultura e linguaggio civile, valori e novità ed emozioni. Ma non solo. Realizzano il preciso desiderio da parte della società di esistere apparendo, di vivere su di una scena. I palchetti e le platee hanno non di rado la stessa importanza dei palcoscenici. Qualche volta, addirittura, lo spettacolo si svolge proprio lì. Ad Ascoli Piceno un teatro esiste già dal 500. È in legno ed è ospitato nel palazzo anzianale. Tre secoli più tardi i nobili considerano di necessità pressante la costruzione di un edificio altrove, combe il pericolo di incendio. Ma c'è di più. Chiusa in un ambito ristretto, l'aristocrazia ha bisogno di un luogo in cui manifestare potere economico e prestigio sociale. Si fonda una società condominiale, 65 membri, proprietari di palchetti. È convocato l'architetto più in voga, Ireneo Aleandri, alfiere del neoclassicismo. La nuda pietra e il suo fascino monastico sono relegati agli esterni. Gli interni si tingono di dorature e stucchi leziosi. L'inaugurazione del 1832. La dedica è a Ventidio Basso, eroe dell'antica Roma. Trascorrono 100 anni e il comune acquista lo stabile. Nel raffinato sipario di Cesare Recanatini figura Piazza del Popolo. La città nel teatro, in un gioco geometrico ricercato, dove il cerchio è anche il centro. Aprile è il mese più crudele, generandoli là dalla terra morta, mescolando memoria e desiderio, eccitando le spente radici con piogge di primavera. L'inverno ci tende caldi, ricoprendo la terra di neve smemorata, nutrendo una piccola vita con tuberi secchi. L'estate ci sorprese. Quando io sono nato, mio padre non c'era. Egli ancora fanciullo, in un giorno insinuato dal sole, oltre i confini che gli orti cedono alle notti, oltre la scala, sino alle stanze orfane di casa, che in quell'ora il rumore di un armadio o il suono sospeso di un vetro di materna clemenza invade. Innocente, assorto, con la gota chiusa, era spinto ad uscire per un viaggio sull'erba. Piccolo abitato con l'esigenza di ospitare spettacoli di giro, non solo filodrammatiche locali. È Monte Marciano. Avrà il suo teatro, da principio nel 1798 ligneo, poi alla fine dell'Ottocento in muratura. Felice la scelta del direttore dei lavori e l'ingegnere Giambattista Marotti, che bonifica, anticipa le spese della cerimonia d'apertura nel 1887. In questa occasione i montemarcianesi entrano per la prima volta al Vittorio Alfieri. Conoscono così la sua sala scandita da colonnine con capitello corinzio. La struttura è in ghisa e in ferro, unica nelle Marche. D'altronde il Marotti è ingegnere ferroviario.
Ad ingentilire intervengono le delicate cromie della volta, impreziosita dal pittore anconetano Roberto Buratti. Ho i nervi scossi stanotte. Sì, scossi. Stai con me. Parlami. Perché non parli mai? Parla. A cosa stai pensando? Pensando cosa? Cosa? Io non so mai a cosa stai pensando. Pensa. Io penso che siamo in fondo al vicolo dei topi, dove i morti hanno perso le loro ossa. Che cos'è questo rumore? Il vento sotto la porta. Che cos'è questo rumore ora? Che fa il vento? Niente. Ancora niente. Ma tu non sai nulla. Non vedi nulla. Non ricordi nulla. Io ricordo. Quelle sono perle che erano i suoi occhi. È vero o no? Sei vivo o no? Ma non c'è nulla nella tua testa! Nel 1763, nobili di Trentino propongono di edificare un teatro ad imitazione di tutte le città e piccole terre, per comune sollievo e divertimento del popolo. Partecipa anche la Sacra Congregazione. Il suo prefetto, il cardinale Filippo Carandini, concede una sostanziosa elargizione. Incaricato della costruzione è l'ingegner Giuseppe Lucatelli, che la ultima nel 1795. Valgono canoni e lezioni del Vanvitelli. La pianta è studiata per enfatizzare la resa acustica e la visibilità. Dinamica alternanza di puttini e muse sul soffitto, che dalle lunette del loggione si raccoglie a ombrello verso il motivo a stucco del medaglione centrale. Nel 1882 si intitola il teatro al tolentinate Nicola Vaccai, autore di lirica, stimato e sostenuto da Gioacchino Rossini. Fra la vegetazione, strisciando il ventre del muso sulla sponda, mentre io stavo pescando nello spinto canale una sera d'inverno dietro lo gasometro, meditando sul naufragio del re mio fratello e sulla morte del re mio padre prima di lui. Bianchi, corpi nudi sul terreno basso e umido. E ossa gettate in un piccolo solaio, aride, fatte scrocchiare dal piede del topo, soltanto anno dopo anno. Anche nell'entroterra ascolano pulsano tensioni intellettuali e profonda è l'esigenza di evadere dalla provincia nonostante l'indole municipalista. Nel 1871 si costituisce a Petritoli una società di condominio con consiglio comunale in qualità di socio privilegiato. Il diritto sui palchi si trasferisce per eredità, come d'uso, al figlio maggiore. Il progettista Giuseppe Sabatini si rifà al classicismo vitruviano,
Modello è il teatro della Fortuna di Fano. Fortuna ed altri motivi allegorici, liride. Questo è l'ambiente deputato al vedere. E il paese ha la sua sala dove la visione è unica ed irripetibile. Che sono le radici che si avvinghiano? Che rami crescono da queste pietrose rovine? Figlio dell'uomo, tu non puoi dirlo né indovinarlo, perché conosci soltanto un mucchio di immagini frante, dove il sole batte e l'albero morto non dona riparo, né il grillo sollievo, né l'arida pietra del fiume e il suono dell'acqua. Soltanto un'ombra sotto questa roccia rossa. Vieni, all'ombra di questa roccia rossa io ti mostrerò qualcosa di diverso. Sia l'ombra che al mattino ti segua a gran passi, che l'ombra della sera che si leva ad incontrarti. Ti mostrerò la paura in un pugno di polvere. Intoppi impreveduti. Stesse difficoltà del lavoro. Inopportuno cicaleggiare degli oziosi e dei maligni rimandano al 1863 l'apertura di un secondo teatro in Fano dopo quello secentesco chiuso perché inagibile. Direttore dell'impresa è Luigi Poletti, esponente massimo della corrente neoellenica purista, allora all'apice della carriera. La struttura punta ad un'agilità composta, senza rinunciare a vezzosi abbellimenti come le chimere alate in legno intagliato. Mine e bombardamenti nazisti mettono a repentaglio la sopravvivenza del Teatro della Fortuna. Il recente rispettoso restauro ha finalmente rimosso quei devastanti episodi. Donna tirò tesi i suoi lunghi capelli neri e arpeggiò musica di bisbigli su quelle corde, e pipistrelli con facce di bambini nella luce viola fischiarono e batterono le ali e strisciarono a testa in giù lungo un muro annerito, e rovesciate nell'aria c'erano torri, risonanti campane rievocatrici che segnavano le ore, e voci cantanti dal fondo di vuote cisterne e di pozzi esauriti. In alto sul Borgo Vecchio a Civitanova Alta, il teatro Annibal Caro. Il suo portale di pietra finemente scolpita racconta dell'origine dell'edificio, il 400. Ma la destinazione dello stesso a teatro è rimandata al 1872. Il progetto di Francesco Rossini è ispirato alla Scala di Milano. La piccola scala è difatti chiamato. Ancora un'opportunità per il classicismo rivisitato. Foglie da canto e medaglioni commemorativi sulla volta. Lo stile non concede troppo a manierismi. Colpiscono i merletti decorativi. Non mancano le muse che dall'arco scenico occhieggiano gli spettatori di oggi con lo sguardo di ieri.
gregge su cui ella sedeva, come un trono brunito, ardeva sul marmo, dove lo specchio, sostenuto da colonne lavorate a tralci di vite, fra cui un cupido dorato faceva capolino, un altro nascondeva gli occhi dietro, l'ala raddoppiava le fiamme di candelabri a sette bracci, riflettendo la luce sul tavolo, mentre il luccichio dei suoi gioielli si levava ad incontrarlo, versato a profusione da astucci di raso, in boccette d'avorio e vetro colorato stappate. S'annidavano i suoi strani profumi sintetici, unguenti, polveri e liquori, turbavano, confondevano e annegavano i sensi negli odori mossi dall'aria che rinfrescava dalla finestra, ed essi salivano ad impinguare le fiamme allungate delle candele. Della Concordia è il nome originario del teatro nato a Jesi alla fine del Settecento. Un titolo in contraddizione con il contesto in cui lo stabile vede la luce. Ai nobili che lo hanno commissionato è consegnato in piena occupazione giacobina. Per questo disertano l'inaugurazione del 1798. Capolavoro del fanese Francesco Maria Ciaraffoni, è realizzato con il supporto decisivo di Cosimo Morelli, architetto ufficiale della Santa Sede. Il soffitto viene ridipinto da Felice Giani e Gaetano Bartolani nel 1897. A quell'anno risale l'omaggio al genio musicale jesino Giovan Battista Pergolesi. Il sipario di Luigi Mancini illustra l'arrivo di Federico II in città. Perciò nel 1839, alla facciata di Sadorna, vengono aggiunte due aquile imperiali che dominano il tempo e l'orologio. Affanno, audacia, accordo, agiatezza, inserviente, discorsi, svago, attesa, malafede, piacere, partenza, modestia, probità, volontà. Nella sala del trono nel palazzo ducale di Urbino, quando giungono menestrelli, giullari e saltimbanchi, è innalzato un palco e la corte così si rasserena. Solo nel 1853 si apre un teatro per la città. È il Raffaello Sanzio. Le scelte architettoniche sono accreditate. Recano la firma di Vincenzo Ghinelli.
Nel destino del Sanzio c'è la mescolanza tra antico e moderno. L'architetto Giancarlo De Carlo trasforma l'atrio e le scale d'accesso. È il 1982. Inalterati i neoclassici decori della volta, opera dell'Eugubino Raffaele Antonioli. Conservati anche i sipari. Ad uno di essi Paolo Volponi regala pagine poetiche. In questa decaduta buca fra le montagne, nella tenue luce della luna, l'erba canta sopra le tombe rovesciate attorno alla cappella. Ecco la cappella vuota, casa solo del vento, una finestra e la porta sbatte. Aride ossa non possono fare male a nessuno. Solo un gallo stava sul colmo del tetto. Chicchirichì, chicchirichì nel bagliore d'un lampo. E poi un'umida raffica portatrice di pioggia. L'aquila dà il nome al teatro e indica i trascorsi più lontani, quando nel 500 inoltrato un'ala del palazzo comunale di Fermo serve agli spettacoli. Questa confina con la preziosa biblioteca e perciò il rischio di incendio convince per un nuovo edificio sulla salita per il Girifalco. Sapore di rivincita municipale si commissiona la più capiente sala della regione. Della realizzazione è incaricato l'illustre Cosimo Morelli. Nel 1790 la cerimonia d'apertura. Da allora vi cantano i tenori più applauditi, le soprano più corteggiate, le compagnie più scritturate. Le fiamme nel 1826 decimano i 105 palchetti. Fermo, orgogliosa, ordina solleciti interventi. Il pittore romano Luigi Cocchetti e il maggiore scenografo italiano dell'Ottocento Alessandro San Quirico. Oggi il lampadario Liberty accende l'incanto dei colori del più recente restauro. Verranno a te sull'aure i miei sospiri arde. Chi è il terzo che ti cammina sempre accanto? Quando conto ci siamo soltanto tu ed io insieme. Ma quando guardo avanti, sulla strada bianca, c'è sempre un altro che ti cammina accanto. Avvolto in un mantello bruno, incappucciato. Non so se uomo o donna. Ma chi è che ti sta all'altro fianco? Io la farei così. Che dici? Guarda. Motore. Partito. Azione. Verranno a te sulla... Thank you.
La sala maceratese è uno dei prodotti più rappresentativi della raffinatezza tardo-barocca del teatro all'italiana. Essa è il risultato di più secoli di rimaneggiamenti. Si parte dal 1663 con l'inaugurazione di un teatro comico. Nella seconda metà del Settecento, i soci condominiali caldeggiano per ricostruirlo nello stesso sito ma in forma più ampia. Il disegno è dell'acclamato Antonio Galli Bibiena, ma l'appalto è di un giovanissimo Cosimo Morelli. Dalla pianta a campana si innalzano 76 palchetti a bauletto con balaustri a rilievo. 76 occasioni per mostrarsi al meglio. Una società allo specchio. 20 anni fa si risolve per un accorto recupero al fine di valorizzare una plasticità dai toni panna e celeste polveroso che tuttora confondono memoria e desiderio. Flebba il Fenicio, morto da 2 settimane, dimenticò il grido dei gabbiani e le onde dell'alto mare, il profitto e la perdita. Una corrente sottomarina gli spolpò le ossa in bisbigli e come affiorava ed affondava attraversò gli stadi dell'età matura e della giovinezza, entrando nel vortice. Gentile o giudeo, o tu che giri la ruota e guardi a sopravvento, medita su Flebba, che fu bello e alto, come te. Lavoro e pane a moltissimi negli anni calamitosi 1816 e 17. È per onorevole filantropia che il municipio pesarese si impegna a riedificare il disastrato pubblico teatro, intitolato non più al sole, bensì a colui che ora illumina di tanto vanto i suoi concittadini, Gioacchino Rossini. Restauro del 1854, curato dal noto Vincenzo Ghinelli, nipote tra l'altro del primo progettista Pietro, preserva l'ottima resa acustica della sala, mentre rinnova gli abbellimenti pittorici e le ornamentazioni a intaglio e a stucco. Negli anni 60 gli interventi di ristrutturazione si rivelano prioritari. Il consolidamento modifica l'intero avancorpo, risparmiando il solo portale barocco, unica memoria di proprietari antichi, i duchi della Rovere. Nel 1980 Luciano Pavarotti inaugura lo stabile e insieme l'era del prestigioso Rossini Opera Festival. Fabriano,
commissionano nel 1692 la costruzione del primo teatro della cittadina. È privato. Diventerà di proprietà comunale nel 1717. Il suo nome è Aurora, perché indica uno spazio luminoso e pagano. Preoccupati i confronti con le iniziative dei municipi limitrofi, inducono i palchettisti nel 1844 a rivolgersi all'affermata maestria dell'architetto Vincenzo Ghinelli. Ma il suo risultato, d'impronta neoclassica, viene divorato dalle fiamme 10 anni dopo. Domenico Rossi è l'ingegnere incaricato di ricostruire la sala, che riconsegna compiuta nel 1863. Artigiani locali per le genuine decorazioni e dorature. Artisti bolognesi per i pregiati ornati in chiaroscuro e per il sipario. È quest'ultimo del noto prospettico Luigi Serra. In esso figura il trionfo di Gentile, al quale è dedicato lo stabile. Dopo la luce delle torce rossa, su facce sudate, dopo il gelido silenzio dei giardini, dopo l'agonia in luoghi pietrosi, prigione e palazzo ed eco del tuono di primavera su montagne lontane, colui che era vivo è ora morto. Noi che eravamo vivi stiamo ora morendo, con un po' di pazienza. Con un po' di pazienza. Verranno a te sull'aure i miei sospiri ardenti. Quale libertà per questa terra, per queste mille zolle da collina a collina? Quale diversa vita contadina altrove può essere cercata? Dalla nebbia fidata s'alza la luna, che tra i ghiacci guida l'invernata, e per le rive, corre limpido della terra che vive. Questi frammenti ho puntellato le mie rovine. Adesso disistemo io. Ieronimo è pazzo di nuovo. Data da Vajadanda Mayata. Shanti, shanti, shanti. Dai, comprendi, controlla. Pace che sorpassa l'intelligenza. Spargi un'amara lacrima, questo è il mio.
l'eco di voi.